Fondo Garanzia PMI. Prolungate le garanzie per temporanea difficoltà dell'impresa. Al G7 in primo piano le eccellenze dell'artigianato pugliese di Confartigianato. Bellezza e maestria artigiana trionfano a Sicily Fashion Week di Confartigianato. Confartigianato Bologna Metropolitana celebra l'intelligenza artigiana. Mediocredito Centrale ha comunicato che il Fondo di Garanzia per le PMI può concedere prolungamenti della durata delle garanzie per le imprese in temporanea difficoltà finanziaria. L'intervento è rivolto alle imprese con rate scadute e non pagate, sconfinamenti o altre situazioni critiche non configuranti un vero stato di insolvenza. Le imprese interessate sono quelle che hanno richiesto finanziamenti ai sensi del Temporary Crisis and Transition Framework. L'intervento del Fondo è il risultato del lavoro svolto da Confartigianato Moda al tavolo ad hoc istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dalle luminarie ai complementi d'arredo, dalla lavorazione del legno ai prodotti agroalimentari, dalla ceramica alla gioielleria, il G7 pugliese è stato davvero una vetrina straordinaria per le produzioni artigiane della Puglia. Molti gli imprenditori di Confartigianato sotto i riflettori di tutto il mondo in occasione del vertice svoltosi dal 13 al 15 giugno. Tra questi Franco Fasano, titolare di un rinomato laboratorio di ceramiche a Grottaglie, Sammy Marziliano, titolare di Legno di Puglia, Domenico Paolicelli con l'omonima azienda che realizza ormai celeberrime installazioni luminose. Dal 12 al 16 giugno si è svolta a Palermo Sicily Fashion Week la prima rassegna dedicata alla moda nel segno dell'artigianalità e del Made in Sicily, promossa da Confartigianato Imprese Sicilia, main sponsor, Confartigianato Imprese Moda, Anaepa Sicilia e Ancos. Una settimana ricca di appuntamenti con protagoniste una ventina di aziende siciliane di haute couture che è culminata il 16 giugno con il fashion show a Villa Tasca. Tra le iniziative anche incontri con buyer esteri in arrivo da Spagna, Kazakhstan, Kirghizistan, Austria e Uzbekistan. Il 13 giugno la splendida Villa Benny sui Colli Bolognesi ha ospitato la prima delle quattro serate della rassegna Intelligenza Artigiana dal titolo Elogio della Mano, organizzata da Confartigianato Bologna Metropolitana. Nel suo saluto iniziale, il segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, Amilcare Renzi, ha sottolineato come queste serate intendano tracciare una linea di continuità fra passato e futuro, una linea lungo cui la manualità, la creatività, la passione degli artigiani e degli imprenditori sono stati, sono e sempre saranno determinanti.